Adesso è arrivato il momento della parte peggiore del video, ovvero prendere tutte e boom, gli schialle. Cosa succede se mischio tutte le mostre insieme? Benvenuti in questo missimo video che magari potrebbe essere una serie, dipende tutto da voi. Quest'oggi, come avete sentito, mischierò tutte le mostre insieme. Allora, tutte no, perché non ne ho tutte, ma ho esattamente queste qua. Ho 10 mostre qui a disposizione davanti ai miei occhi, quindi direi subito di iniziare. Anzi, prima però le assaggio una a una e poi vedrò bene quale mischiare una con l'altra, per poi alla fine mischiarle tutte insieme. Vediamo cosa uscirà fuori, se saranno buone oppure no. Comunque mi sembra di dirvi che, come avete visto, le mostre sono da quelle più semplici che si trovano dappertutto e quelle più rare, più particolari, che si trovano soltanto in posti speciali e addirittura in paesi speciali. Queste mostre qua le ho prese un pochettino alla fiera Games Week. Alcune arrivano dalla Sicilia e altre ho prese al supermercato dietro casa. In Sicilia le ho prese in un negozio, diciamo americano, dove vendono cose molto particolari, non un negozietto qualunque o un supermercato qualunque. Detto ciò, devo iniziare ad assaggiare tutte le mostre una a una. Partirei esattamente da questa qui, che, se non ricordo male, questa qui è il gusto caffè. Tra l'altro questa qui non l'ho mai assaggiata, quindi perché non assaggiare in questo video? Sì, sarà proprio di caffè. Adesso andiamo a vedere il colore. Questo qua è il colore di questa mostra qua. Colore probabilmente caffè, odore solo caffè. Secondo me è una bomba. Non c'entra un cavolo con la mostra, cioè veramente sembra, sapete quei caffè crema? Ecco, la stessa cosa, però questo qua è più liquido. Vi giuro, uguale identico, fantastico questo qua. Quindi adesso questo qua la mettiamo da parte. Adesso direi di andare con l'altro caffè. Noi partiamo da, a posto di partire con il primo, il secondo e il terzo, noi partiamo dal caffè, poi andiamo al dolce, andiamo con lì, noi partiamo al contrario. Comunque questo qua dovrebbe essere gusto caffè, da quello che sembra. Questa qua non l'ho mai vista, l'altra l'avevo già vista da un mio amico, però l'avevo assaggiato tipo, non so, un botto di anni fa, tipo 8 anni fa, quindi non mi ricordavo, sapevo solo che era gusto caffè. Tra l'altro di questa qui esiste anche una un pochettino più chiara di colore estetico. Non so che cosa cambia e mi sembra che avevo assaggiato anche quello lì, però non mi ricordo assolutamente nulla perché appunto l'ho assaggiato tantissimi anni fa. Detto ciò, andiamo ad assaggiare quest'altra qui, veramente stesso colore, cioè vedete, uguale identico proprio. Guardate qua, uguale identico, assaggiamo. Allora, questa qui è più amara, un botto più amara. A me il caffè non piace, cioè nel senso, magari sono quei giorni particolari in cui me lo prendo, però quasi mai, cioè a me non mi fa impazzire il caffè, cioè vivo anche senza caffè. Poi questo qua è un botto amaro, l'altro era molto molto più dolce, però ci sta anche questo. Molto buono dai, molto molto buono. Adesso direi di andare nel mio colore preferito, nonché questa qua. Tanto questa qui, come vedete dalle scritte dietro, è giapponese o cinese. Però credo giapponese. Non so, fatemi sapere qui sotto nei commenti se è giapponese o cinese. Faccio vedere anche quest'altra scritta, ma credo che sia proprio giapponese. O no, forse cinese. Non lo so, non lo so. Ditelo voi qui sotto nei commenti. Ma è assaggiata anche questa qui, quindi è nuova. E quindi queste tre mostre qui, appena finirò, andranno esattamente lì dietro, insieme a tutta la mia collezione di mostre. Sono circa 30 mostre. Tac. Tutte diverse tra l'altro. Mostre che sono uguali tra loro, però che hanno collaborazioni diverse. Vado a assaggiare questa qui. Il colore tra l'altro è arancione, come il mio colore preferito, è come la lattina, guardate qua. Tac. Non le metto tanto perché mi chiedono dove 50.000. Gusto, allora, odore bruttissimo, tipo puzza, non lo so, proprio una puzza assurda. Gusto normale, cioè semplicissimo, niente che come una mostra normale, forse c'è quel retrogusto di arancia, ma neanche più di tanto. Un gusto molto molto tranquillo e semplice. Adesso andiamo con questa qua, che l'ho già assaggiata, è già nella mia collezione, però non mi ricordo esattamente il gusto quale sia. Però la assaggiamo lo stesso, perché appunto non me lo ricordo. È molto molto frizzante ed è colore bianca. Non me l'aspettavo sinceramente. Odore tipo detersivo sinceramente. Però andiamo al gusto.
gusto fa cagare, proprio fa schifo, proprio detersivo, cioè proprio detersivo, non so, detersivo, ecco, stessa cosa e stesso gusto del detersivo, non so che gusto sia al detersivo, però fa cagare. Questa qua, come vedete, è già aperta e come sentite è davvero pochissima, l'ho già assaggiata in live, è molto molto buona. Ne metto soltanto un goccettino, giusto per farvi vedere anche il colore. Non è vero, non posso neanche mettere un... Però l'ho finita, l'ho bevuta tutta. Comunque è gialla, il colore è giallo ed è molto molto buona. Vi lascio qua la parte della live in cui l'ho assaggiata. Andiamo all'assaggio, sentiamo un attimo. Allora, da analizzare. Ci sento il limone, ci sento l'arancia e ci sento la mostra. Che cazzo sa, giustamente. No, è tipo gusto, quel gusto del limone, quel aspro amarognolo al... dolce del limone, non so, quel gusto del limone che minchia ti dà quella cazzo di carica, che porca puttana dici, minchia oggi cazzo voglio una carica che minchia devo spaccare il mondo. Bene, beviti sta mostra qua, vi giuro raga, ve lo carica. Adesso direi di andare con questa mostra qua, che anche questa qui ho già assaggiato, è sempre nella mia collezione di dietro di Monster. Direi di andare ad assaggiare anche questa qua, perché non la ricordo, essendo che l'ho assaggiata tipo un botto di tempo fa. Andiamo a vedere il colore. Oddio, ma sembra tipo Coca-Cola. Sembra Coca-Cola. Odore, sembra Coca-Cola. No, beh, una Coca-Cola che va tipo verso il caffè. Un po' strano. Gusto tipo Coca-Cola, ma un filino diverso. Cioè, un Coca-Cola riuscita male. No, beh, però ci sta, nel senso, non è che fa schifo. Ci sta, mi piace. Quindi, ottimo. Adesso dov'è? Ci sono questa qua bianca, che è di colore bianco, gusto classico. Questa qui, colore rosso, gusto tipo frago. No, è ciliegia tipo. Poi... questa qua giallo, arancione giallo, gusto mango. Questa qua color verde, gusto normalissimo. Sinceramente la preferisco di più dell'originale. Eh sì, ma l'originale me la preferisco di più. E questa qua colore rosso e gusto watermelon. Queste qua nelle assaggio perché sono molto classiche, le trovate dappertutto. Tra l'altro devo aggiungere che di questo qua hanno probabilmente due molto simili. Solo che questo qua, come vedete, c'ha delle colorazioni un po' verdi, che avete tipo questa scritta verde qua nel logo è grigio ma c'è delle cose verdi, e c'è un'altra totalmente rossa con le scritte bianche o nere, beh, quello che è questo il logo grigio senza robe verdi. Comunque beh, i gusti sono molto semplici in un assaggio perché sono semplicissimi, andate in un supermercato e le troverete tutte e quattro, forse tranne questa qui, quindi questa qua la assaggeremo, le altre no, perché tanto il gusto, se siete fan di Monster, sicuramente quelle quattro lì e l'avete già assaggiate. Come vedete è rossa, sì è rossa, pensavo che era solo rosa. Quando l'ho messa sembrava un rosa, infatti da sopra sembra più un rosa. No, è vero, dal video sembra rosso. Vabbè, sembra più un rosa sul rosso, eh. Odore, sa di caramella tra l'altro, odore caramella. Gusto, beh, watermelon lì, che non so neanche che gusto sia watermelon, però comunque, beh, come si dice, qua c'è scritto watermelon, il gusto è watermelon e sa tipo di caramella, cioè è proprio una roba dolce caramellosa, quindi se vi piace il caramello sicuramente questo qua fa caso vostro. Detto ciò, devi cambiare bicchiere perché adesso tocca mischiare Todos. Allora, capiamo, decidiamo, analizziamo quale unire. Devi unire prima solo due e poi piano piano aumentiamo sempre sempre di più. Quindi andiamo a unirne due. Più così, molto semplicemente andiamo a unire questa qua al caffè. Tac, metterei dosi molto molto simili. E poi anche l'altra caffè, perché sono molto curioso. Se che questa amara, quella lì è normale, voglio unire queste due qui. Capiamo, capiamo. Quella amara scavalca praticamente questa qui dolce. Però il gusto si sente in tutte e due, vi giuro. Proprio sembrano divise. Proprio prima ti arriva quella roba amara e poi ti arriva questa qua dolce. E è praticamente uguale, non cambia un cavolo. Cioè, senti tutte e due come se praticamente le assaggi divise. Cioè, è assurdo, veramente. Adesso direi di prendere questa qui arancione, questa qui che non abbiamo assaggiato prima, e come terza direi di mettere questa qui. Mischio un attimo e capiamo di che cosa sa. Allora, non lo so, questa qui scavalca tutto, cioè praticamente ce n'è solo quella lì, e gli altri sento poco e niente. Ok? Questa qua tipo distrugge tutto. Ovviamente il gusto non è originale di questo qua, è un po' più particolare, però niente, niente di che. Non è normale, cioè, se mi fanno una mostra del genere qui, io la berrei. Anzi, a questo punto, diamo pure i voti, che non ci avevo pensato prima. Alla prima, quella lì, i due caffè, do tranquillamente da 1 a 5, da un 5 perché è normalissima. A quest'ultimo, come voto, darei un 3. Perché, ok, sì, mi piace, nel senso, c'è solo questo qua, il gusto un po' particolare,
Però già questa qui come mostro mi fa impazzire. Più le altre due unite, non lo so, Rick, non mi fa tanto impazzire. Quindi do come voto 3. Adesso direi di mischiare questa verde, di nuovo questa arancione, ci metto questa bianca. Oddio, già l'odore è bruttissimo. E ci metto questa qui che ancora non ho aperto, come le ultime due. Tac, questo qui è il miscuglio che ho fatto. Assaggiamo. Posso essere sincero con voi? Come voto gli do un bel 4,5. Perché perfetto, cioè assurdo, perfettissimo. Vi giuro, Monster, se stai guardando questo video, vero mai, fai questo qua, arancione, questa e queste altre due qua. Raga, vi giuro, una bomba. Ne abbiamo mischiate 4. Se ci avete fatto caso, non ho mischiato questa qui perché appunto ne ho solo un goccio e la voglio tenere come ultimo. Adesso direi di mischiare esattamente 5 Monster e poi direi di andare a mischiare tutte quante. Andrei a mischiare questa, poi direi di mettere come caffè questo qua amarognolo, che secondo me è il caffè quello lì che rovina tipo tutto, distrugge tutto. Ma che caspita di colore. Siamo a 2, questo bianco, e siamo a 3. Mettiamo questo qua di watermelon, siamo a 4. E già il colore è tutto strano. E come quinta direi di mettere questa verde. E questo qua è il colore che esce fuori. È giunto il momento di assaggiare questo bagaglione qua con la schiuma alta mezzo centimetro. Guarda qua che schifo. Madonna, l'odore fa cagare. Niente, fa cagare, raga, vi giuro. Fa letteralmente schifo sta roba qua. Però fa cagare. Questo è Monster qua unito. Questo è Monster. E questo è questa Monster. Raga, fa cagare. Niente, più sinceramente soldati, mi dispiace, ma non so se riesco a berlo tutto. Io attento. Wow, madonna che fatica. Fa veramente caga sta roba qui, non dovete proprio provarla. Il caffè rovina tutto. Secondo me se non c'era il caffè sarebbe stata un'ottima roba. Vado a sciacquare il bicchiere perché è veramente uno schifo. Aia, che botta che ho tirato. Adesso è arrivato il momento della parte peggiore del video, ovvero prendere tutte e boom, mischiarle. 3, 2, 1. Ecco voi, ho mischiato tutte le cavoli di Monster. Guarda qua, sono esattamente, mi sono dimenticato, sono esattamente 11 Monster mischiate tutte insieme. Come sarà? È il momento della verità. Ovviamente sto coso qua non lo berrò mai tutto. Va bene tutto, ma non è che va bene tutto, cioè nel senso, cioè è impossibile. E tipo mezzo bicchiere di robo non lo berrò mai tutto. Berrò l'odore tipo caffè, tipo watermelon, quindi questa qua. E poi boh, tipo robe strane, non si capisce niente. Schiuma a dir poco stranissima. Questa qua è la schiuma di poco assurda. Ok, è il momento di assaggiarlo. 3, 2, 1. Come vedete è tipo tutto stranissimo. Però vi giuro che non fa schifo. Questo qua non fa, faceva più schifo prima. Faceva veramente cagare quello di prima con 5 Monster. Questo qua con 11 Monster, davvero assurdo. Il gusto non lo so. C'è un insieme di è un insieme di Monster. Quindi vi giuro che è fantastico. Cioè nel senso che non si capisce un cavolo. Quindi il gusto ti sembra normale, una Monster normalissima. Quindi Monster, se stai guardando questo video, mischi tutte queste Monster qua. Magari non fagli fare questa schiuma di merda. E direi che è volontà per essere bevuta. Vi giuro raga, non lo bevo tutto perché non lo bevo tutto. Però, cioè, però comunque, allora, calma. Nel senso che va bene tutto, non è che va bene tutto. È buona, ma fino alla certa. Perché si sente solo caffè, praticamente. Cioè non si sente solo caffè. Sinceramente si sente caffè. Poi piano piano qualche gusto lì e lula là si sente. Comunque il caffè veramente, cioè boh, non lo so, supera tutto. Cioè tipo gli altri gusti sono qua, il caffè è tipo lì in alti, cioè. Quindi direi di concludere qua il video. Spero che questo primo episodio, possiamo definirlo episodio, se sarà mai una serie, comunque un test. Spero comunque questo video vi piaccia. Se questo genere di serie vi piace, ovvero cosa succede se puntini puntini puntini, robe pazze, spericolate, rischiose, vi piacciono, mi raccomando lasciate un bel like, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma prima di concludere il video, guardate, questa clip è davvero assurda.
mi raccomando, seguitemi dappertutto. Grazie mille della visione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!